Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi vi proponiamo un focus su HTC One X, nello specifico la navigazione web con browser alternativi. Così vedremo come si comporta rispetto a quello di base. Faremo ovviamente il confronto utilizzando anche il browser base. Entriamo subito sempre su Android Geek. Le applicazioni browser che prenderò in considerazione saranno tre: quello classico, Dolphin e Opera. Questo è il classico Android Geek aperto dal browser web classico. Vedete come è piuttosto fluido e veloce. Doppio tap sul nostro sito web, non c'è assolutamente nessun problema. Apriamo Dolphin. Andiamo su Android Geek, ecco qui, ovviamente il flash è attivo, vedete come anche Dolphin si comporta molto molto bene, pinch zoom molto liscio, quindi nessun problema. Doppio tap molto reattivo, vedete come capta bene la gesture. Passiamo ad Opera Mobile mi pare 11, comunque l'ultima versione. Andiamo sempre su Android Geek, eccolo qui. Opera Mobile ha una resa molto buona, forse leggerissimamente inferiore dal punto di vista del rendering a Dolphin e browser classico, però comunque molto migliore rispetto al passato, e quindi possiamo compararlo. Vedete come il tutto è molto fluido, probabilmente è il browser web che meglio si comporta in generale con One X. Vedete come il tutto è veramente reattivo. Passiamo adesso al Corriere dello Sport, che è lo spauracchio, diciamo, per eccellenza. Questo col browser base, scrolling molto buono, sta ovviamente ancora caricando, e qui abbiamo qualche problemino di pinch to zoom, vedete come non è proprio fluidissimo. E a volte qualche problemino nel riadattare la pagina. Passiamo a Dolphin, quindi vediamo come si comporta. Facciamo ovviamente caricare tutto qui. Scrolling molto molto buono, molto veloce, più veloce rispetto al browser base, e pinch zoom nettamente migliore. Certo, qualche volta abbiamo qualche piccolo microscatto nell'iniziare un po' il pinch zoom, però generalmente si comporta meglio rispetto al browser di base. Vediamo ovviamente Opera. Eccolo qui. E Opera ancora una volta si dimostra il migliore dal punto di vista della fluidità. Vedete come il pinch zoom è molto molto fluido, non abbiamo assolutamente microscatti, doppio tap anche molto buono, quindi assolutamente il migliore da questo punto di vista. Andiamo adesso sul sito della Blizzard, che era quello che avevamo fatto vedere nella comparazione con Galaxy Nexus, per vedere un po' come
era un'animazione in flash, la fluidità di queste ultime, e vi faccio vedere come, se ricorderete, c'è qualche scattino in caso di browser classico, vedete che ad esempio il fuoco non è proprio fluidissimo. Passiamo ad esempio a vederlo con Dolphin. Ecco, con Dolphin non è fluidissimissimo, diciamo, il fuoco, però comunque ci sembra un pochino migliore rispetto al browser classico. Inoltre, anche per interagire all'interno della pagina web, pare essere più reattivo, più fluido. Adesso vediamo con Opera. Ovviamente ho sbagliato. Lizard, ecco qui. Vediamo come con Opera praticamente abbiamo una fluidità pressoché perfetta. Quindi vedete come il fuoco è molto più fluido. E poi guardate come è molto fluido il passare da una schermata all'altra in flash, veramente eccezionale. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che se HTC comunque deve lavorare meglio per ottimizzare al meglio il Tegra 3, quindi sfruttarlo nel miglior modo possibile all'interno del proprio browser web, in realtà utilizzando quelli alternativi, in particolare Opera, HTC One X rinasce. Infatti avete appena visto come con Opera Mobile va molto molto meglio. Ripeto, Opera Mobile è leggermente inferiore dal punto di vista del rendering, della qualità dell'immagine rispetto a Dolphin e al browser classico, però la differenza è ormai minima. E quindi fino a quando HTC non farà delle ottimizzazioni sul versante del browser classico, potete utilizzare appunto Opera Mobile. E con questo è tutto, vi rimando alla prossima, un saluto da Matteo di Android Geek, ciao ciao!